Amiche e amici del Gusto delle Stelle, benvenuti all'appuntamento con la nostra trasmissione Paesaggio da Mozzafiato. Mi trovo nella provincia di Belluno, siamo per l'esattezza quasi ai confini con la provincia di Bolzano, quasi con i confini dell'Austria. Sono accanto a Michele Nenz, che quest'oggi per noi rappresenta Coldiretti del Veneto, ma in modo particolare Coldiretti Belluno. Lo avete già capito, l'inizio di puntata è dedicata proprio alla Coldiretti di Belluno. Grazie per la tua presenza quest'oggi. Grazie a te, Claudio. Beh, dicevo, paesaggio mozzafiato. Al di là della presenza straordinaria dei nostri ospiti, e tra non molto vedrete che ospiti, perché partiamo proprio da qui con la puntata nella provincia di Belluno? Oggi, Claudio, siamo in Comelico, siamo al passo Monte Croce. E niente, vi faremo vedere quello che anche le aziende agricole riescono a fare con la diversificazione delle attività. In montagna è sempre difficile fare reddito producendo esclusivamente prodotti. Alcune aziende hanno trovato dei loro spazi, diciamo così, con la diversificazione appunto delle attività, quindi rivolgendo la propria attenzione al turismo, per esempio, agli sport invernali, in questo caso allo sled dog, e in altri casi, per esempio, alla manutenzione ambientale con gli sfalci dei prati e con l'attività agrituristica, che è stata una delle prime diversificazioni, diciamo così, delle attività, il mettere sul piatto i prodotti che normalmente venivano prodotti. Comelico è una terra di grandi produzioni agricole, zootecniche, di allevamento di malghe, di grandi formaggi, di ottimi appunto prodotti e anche di grandi campioni dello sport, soprattutto dello sci di fondo. Politica agricola comune, che c'entra in tutto questo? Beh, la politica agricola la politica agricola del 2007-2013 ha incentivato le aziende agricole a diversificare e a investire sul settore della diversificazione, quindi andando ad individuare contribuendo in maniera attiva alla creazione di aziende che sono in grado di dare anche servizi al territorio e dare servizi comunque alla collettività. Nell'altra puntata Coldiretti di Belluno abbiamo visto come, grazie ai contributi dell'Unione Europea, ai giovani imprenditori di Coldiretti hanno potuto sviluppare le loro aziende. Oggi invece parleremo di un'altra attività, parleremo di sport e di alimentazione. Avete già capito chi saranno i protagonisti della prima parte? Noi siamo pronti a partire allora con il Gusto delle Stelle dalla provincia di Belluno. Eccoci qua, allora, dopo la sigla di testa parte il Gusto delle Stelle dalla provincia di Belluno in compagnia della Coldiretti di Belluno. Accanto a me c'è Michele Nenz, abbiamo fatto questa introduzione per farvi capire dove ci troviamo esattamente, però vedo che siamo già pronti a conoscere uno dei protagonisti della nostra trasmissione. Germano De Martin, allevatore di vacche da latte. Ciao Germano. Ciao. Agriturista qui di Padova. Ciao Germano. E poi grande sportivo. E a proposito di sportivo, state attenti a cosa succederà in questa puntata. Germano, io sono particolarmente curioso di questa puntata, non sai quanto. Con Michele ci vediamo dopo, naturalmente. Scusami, allevatore di vacche da latte, ma che c'entrano i cani? Fammi capire, la congiunzione dov'è? Allora, fare agricoltura in montagna necessita di avere molte, molte direttrici. Le vacche da latte servono per la produzione dei prodotti agricoli che poi vengono consumati nel mio agriturismo, e questa è iniziata come grande passione nell'84 quando sono stato in Alaska. In Alaska? È diventata un lavoro nella parte invernale. Posso dire che è più una passione che un lavoro questo, è amore questo. Io credo che l'ideale sia
abbinare la passione con il lavoro. Tu sei un uomo fortunato. Dobbiamo dire anche che il signore è campione olimpionico, sei stato, giusto? Olimpionico no, perché è una disciplina che non è ancora riconosciuta dal CONI, però ci sono i campionati del mondo, ci sono le varie gare che si svolgono un po' in tutta Europa e in America, soprattutto nel Nord America, dove l'antico andare mezzo di trasporto si è trasformato in sport. Senti Germano, io dovrei chiederti una cosa, ma non so se potrò farlo. Secondo te, tu che mi hai visto, ma mi hai già inquadrato, ce la potrò mai fare a guidare una slitta trainata da cani? Guarda, già il fatto che tu crei dei dubbi è un fatto positivo, perché vuol dire che ti avvicini con molta umiltà a questo sport. Assolutamente. No? E sicuramente vedrai che prima della fine della puntata ce l'avrai fatta. È fatta, ragazzi, è fatta. Posso darti una mano? Da dove iniziamo? Cosa facciamo? Allora, prima cosa, adesso dobbiamo imbragare i cani, perché i cani trainano attraverso queste imbragature. Allora, seguiteci passo a passo. Andiamo ad imbragare i cani. Per la conduzione della slitta mi seguono, ognuno di loro guidando la propria slitta. Ecco, li riporta ai tempi dei libri di Jack London, di Zanna Bianca, dell'epopea del cane da slitta. G è il comando di destra. Bravissimo, sì o no? Hai visto? Troppo presto, eccoci qua. Ok. Bravissimo, hai visto che ce la fai? Germano, è uno sport facilissimo questo. Beh, facilissimo quasi, quando ci sono le condizioni ideali, cioè molta neve, terreni pianeggianti. Qui quest'anno è arrivata la primavera un po' in anticipo, abbiamo dovuto raccattare l'ultimo pezzetto di neve. Non sono andato tanto bene, vero, come prima lezione? Beh, prima lezione bisogna avere pazienza. Io ne ho Se tantissimo. Non si fanno errori non si impara. Adesso però devi dirmi dove possiamo trovarti, glielo diciamo agli amici che certo. Ci ascoltano da casa, perché guarda, questa è un'esperienza assolutamente che dovete fare. Semplicissimo, io abbiamo l'agriturismo a Padola di Comelico, via Valgrande, e quindi c'è la possibilità anche di mangiare e di pernottare. Mandiamo in sovraimpressione il tuo sito e così potranno venirti a trovare. Germano, io ti ringrazio, è stata bellissima questa giornata e andatelo a trovare anche voi. Io adesso con le immagini mi sposto, vado a ritrovare nuovamente il nostro Michele, con lui visiteremo una stalla che è stata realizzata grazie al contributo del PSR. Da Passo Montecroce Comelico sono sceso fino a Padola, come avete visto, ancora animali, ne parliamo con il prossimo ospite, ma prima vado a ritrovare Michele. E perché siamo arrivati fin qui, Michele? Beh, siamo scesi dal passo, siamo a Padola di Comelico, come dicevi prima, siamo venuti a vedere un'azienda di neocostituzione, un'azienda agricola che alleva cavalli e che anche questa ha diversificato la propria attività, rivolgendo la propria attenzione all'attività agrituristica e all'attività di maneggio con i cavalli che durante il periodo estivo fanno passeggiate, trekking, e invece durante il periodo invernale trainano le slitte. Maurizio, è un'esperienza interessante, decisamente la tua. Come mai questa scelta innanzitutto? È da piccolo che ci sono questi animali nella mia vita. E allora, visto questo piano di sviluppo che dava la possibilità di fare una bella azienda, abbiamo approfittato e ci siamo avviati. Che cosa fai di bello esattamente qui? Anche se la premessa l'ha già fatta. No, qui noi alleviamo cavalli, li rendiamo docili. E poi in estate con questa azienda agrituristica portiamo sia persone esperte e inesperte in giro per i boschi del Comelico con vari tipi di tipologie di giri, per principianti e anche per esperti più giovani. Maurizio, ma hai fatto tutto da solo? No, diciamo che prima c'era l'azienda del papà che stava quasi chiudendo perché lui era anziano. Poi con questo PSR gli aiuti della comunità europea sono riuscito a costruire questa stalla e a allargare l'azienda.
Però mi piace perché al di là del lavoro, tu tra l'altro sei giovanissimo, quanti anni hai? 36 anni. Al di là del lavoro, io parlo sempre di passione quando parliamo di animali naturalmente, mi piace pensare anche che c'è un segmento della tua azienda che pensa anche alle persone diversamente abili. Sì, è da qualche anno che abbiamo iniziato con l'ULS qui della zona a aiutare dei bambini con problemi disabili, a metterli sopra i cavalli, a fargli delle passeggiate che loro gli fa molto bene e vediamo dei sviluppi molto interessanti. Allora, anche qui basta girare la telecamera e guardare cosa abbiamo di fronte, è uno spettacolo incredibile, l'invito che facciamo come sempre, so che mi ripeto, però ne vale veramente la pena, venite a visitare questi luoghi. E scusami, cos'è sta cosa? Vieni qua, fammi vedere, cos'è? Siccome mi hai chiesto di portarti in una malga, ho pensato di fare il percorso più semplice, quindi utilizzando le ciaspole, queste in veste moderna, vi faremo una breve passeggiata e poi arriveremo alla malga dove troveremo i prodotti tipici quindi del territorio. Quindi ci spostiamo verso? Beh, in questo caso ci sposteremo di qualche chilometro prima in macchina e andremo verso Cortina. Benissimo. Maurizio, grazie per questa bella esperienza che abbiamo fatto con te quest'oggi. Quindi tu? Guido io. Aspetta un attimo Michele, aspetta. Ma era proprio necessaria sta cosa? Beh, ma dopo una grande fatica andiamo a Malga Larieto e lì troveremo tutti i prodotti per poterci rifucillare e recuperare le energie. E tu non sei stanco? Beh, insomma, abbiamo camminato veramente poco. Sì, però io non c'ho fisico, non so se ce la faccio, basta. Siamo arrivati a Malga Larieto. Sì? Sì, adesso potrai rifocillarti e recuperare tutte le energie perse. Tieni, va. Le grazie. Ciaspe, grazie. Le ciaspe. Ti lascio a Ludovica. Ludovica? Ciao Ludovica. Buongiorno, ben arrivato. Arrivo subito, aspetta sì? Che congedo Michele, perché noi ci vediamo prima della fine ci della vediamo professione, prima della fine della puntata. Beh, e ci saluteremo dopo. Tieni pure, grazie. Le tengo grazie. Io. Ludovica, scusami, abbiamo parlato di sport fino adesso, salubre, l'aria, bello, paesaggio, stupendo, meraviglioso, lui mi ha fatto morire perché io proprio non ce la faccio, però bene. Adesso invece dobbiamo parlare di cibo, certo, di alimentazione, certo. Sana soprattutto. Assolutamente perché? Sì, perché viene dalla nostra azienda agricola tutto quello che lei mangerà, e cose buonissime, bisogna fare un pochino di sport perché assolutamente, insomma, sono cose molto genuine, ma bisogna fare un po' di attività fisica, infatti si arriva anche con le piste, si può sciare, d'estate ci sono dei percorsi mountain bike, si può venire con le ciaspe facendo trekking. Ho presente, mi ha fatto fare un sacco di chilometri. Vabbè, bisogna. Senta, però sono curioso, possiamo entrare? Certo, prego, adesso c'è Riccardo che vi accoglie con un po' di benissimo, piatti. Andiamo, prego. Allora, seguiteci. E allora eccomi accanto a Riccardo con la nostra Ludovica per parlarvi dei piatti che vedete qui davanti a me. Sono tanti, sono con un profumo che vi assicuro è straordinario, però Ludovica, prima di partire, questa malga ha un nome un po' particolare. Sì. Il brite dell'Arieto. Che significa? Allora, brite significa proprio la malga dove si lavorava il latte una volta. Infatti la britera era la moglie del pastore che lavorava al latte. E per questo noi abbiamo mantenuto la tradizione, quindi abbiamo ancora le mucche, abbiamo le capre, e infatti tutto quello che facciamo viene dalla nostra stalla, per questo chilometro zero. La carne tutta di manzo, anche il maiale, i formaggi sia di mucca che di capra, li lavoriamo noi, facciamo tutto quanto, e anche le patate le coltiviamo noi nel nostro orto, diciamo. Com'è successo che un giorno nella tua vita hai trovato... L'ho conosciuto venendo in vacanza, È scoppiato l'amore. Sì. Però tu non sei un figlio d'arte, nel senso che tu non nasci chef. No, io ho imparato... Mi arrangio, ho imparato da solo. E... Pensate, questo signore era insegnante di sci, esatto. Maestro di sci, e poi a un certo punto, sì, l'amore non c'entra nulla in questo caso, non c'entra niente. Ha deciso di dedicarsi alla cucina. Esatto. Tua mamma aveva già ho imparato all'inizio da mia mamma e poi adesso mi arrangio. Studio da solo. Ha fatto anche un po' di scuola nel frattempo, non è che si è inventato così ad un certo punto ed è diventato chef. Senti, abbiamo poco tempo purtroppo e vedo tanti piatti davanti a noi. Però lentamente, noi vogliamo conoscerli, non possiamo farli assaporare agli amici che seguono da casa, però diciamo che cosa potrebbero
assaggiare e gustare se vengono qui da voi, poiché parliamo, lo dicevo, di sport, quindi di alimenti che hanno la necessità anche di soddisfare gli eventuali sportivi, non come sottoscritto che oggi non ha più fiato, perdonatemi. Vai Riccardo, dove iniziamo? Allora, vedo immancabile. Abbiamo un tagliere di affettato di speck, in questo caso di nostra produzione, fatto con i nostri maiali. Abbiamo due fette di formaggio, è un formaggio di mucca stagionato un mese, classico formaggio latteria italiano, diciamo. E niente, questo speck viene stagionato 6 mesi e in cantina appeso come si usa di solito. E niente, dopo abbiamo questo risultato qua, che è uno speck abbastanza grasso, morbido, molto saporito. Beh, insomma, io sono curioso come sempre di scoprire, lo farò alla fine a telecamere spente naturalmente, però vedo anche dei formaggi freschi. Sì, questi sono formaggi che facciamo noi. Lì c'è una ricotta fresca, quella intera, poi qua abbiamo un formaggio di capra stagionato, avrà 10 giorni, e poi quello piccolino lì è freschissimo, che avrà 2 giorni quel formaggino lì. Quindi io credo che, oltre al fatto che devi stare anche un po' in cucina, al di là dell'esperienza di Ludovica che ti dà una mano eccetera, indubbiamente c'è sempre questo filo conduttore, tu passi dalla cucina a vedere il formaggio, controllare le mucche, insomma. Sì, sì, è un lavoro veramente continuo. Non avete un attimo di no, no, di è un lavoro qui. Continuo, sì. Oltretutto sì. Avete notato anche delle immagini, insomma, qui c'è un certo movimento, non solo di sportivi, perché va bene il tema, però insomma. Però io sono attratto particolarmente da questi gnocchi. Questi sono gnocchi di patata, fatti con le nostre patate. Dentro abbiamo fatto un ripieno di. Ci sono 3 tipi di formaggi dentro, sono sempre di mucca. Sono un formaggio, quello che è latteria italiano classico, lo solito. Uno un formaggio di malga un po' più saporito, e poi c'è un altro formaggio che è ancora un po' più saporito per dargli un po' più di sapore. Siamo a Cortina, che cosa non può mancare nelle tavole? I kenederli. Vabbè, insomma, qua abbiamo, è scontato. Abbiamo 3 tipi di kenederli, c'è quello di speck classico, che è quello che si trova dappertutto, fatto con pane, latte, speck tritato, noi lo passiamo un po' in padella con della cipolla, dell'aglio, lo tagliamo fino, lo passiamo in padella, poi impastiamo e vengono fuori questi kenederli qua, con del latte, della farina e delle uova. Gli spinaci, la base, quel kenedero di spinaci, la base è sempre la stessa, però al posto dello speck mettiamo gli spinaci, e poi abbiamo questo qui che è di ricotta di capra, sempre per riallacciarci sempre le nostre capre. Ravioli? Sì, sono casunziei, invece che essere di rapa rossa, questa volta li abbiamo fatti con gli spinaci, e anche qui la pasta è pasta all'uovo semplice da raviolo. E dentro noi ci mettiamo, tagliamo lo spinacio fresco, lo laviamo, lo facciamo bollire, e lo raffreddiamo, poi lo tritiamo, lo passiamo con del burro e della cipolla. Ovviamente questi non sono tutti i primi, sono solo una parte dei primi che potete gustare qui. In gran velocità passiamo ai secondi. Questa è una salsiccia è mezza di maiale e mezza di manzo, sempre fatta con la nostra carne. E è abbastanza saporita come salsiccia, non è come quella che si trova in giro, perché noi la mettiamo un po' più spezie all'interno. Immancabile, naturalmente. Il formaggio alla piastra, classico. Poi queste patate hanno una particolarità. Queste Riccardo. Sono patate all'ampezzana, che sarebbero con. Noi le saltiamo con dell'olio, con della pancetta e della cipolla. Vi garantisco che sono straordinarie. Dolcis in fondo? Abbiamo i dolci, il classico strudel e la torta di grano saraceno. Insomma, mi pare che se decidete eventualmente di passare la vostra giornata nelle piste da sci, oppure se decidete semplicemente di fare una passeggiata, di allungare il passo da Cortina fin qui, a quanti chilometri siamo, tra l'altro? Siamo vicinissimi. 5-6 chilometri dal centro. Quindi è facile da raggiungere. Vi assicuro che qui troverete tutto quello che vi serve per soddisfare il vostro palato e il vostro corpo anche. Allora, io ringrazio Ludovica per averci fatto conoscere questa realtà. Ringrazio anche il nostro Riccardo, naturalmente, per averci illustrato parte dei piatti che lui realizza qui in Malga Brite di Arieto. E noi stiamo per andare in pubblicità, finisce qui lo speciale dedicato a Coldiretti di Belluno, ma su Belluno vogliamo restare perché non so se avete mai sentito parlare delle regole d'Ampezzo, vi dice niente? Allora restate qualche istante con noi e ne saprete di più. A tra poco!
Eccoci qua di nuovo assieme. Allora, dopo la pausa pubblicitaria riprende il gusto delle stelle dalla provincia di Belluno, in modo particolare a Cortina, e guardate che panorama abbiamo davanti a noi. Come vedete, accanto a me invece ci sono due ospiti della nostra trasmissione. Innanzitutto vado a salutare un amico che finalmente siamo venuti a trovare a casa sua, Graziano Prest del Tivoli. Buona giornata a tutti. Come stai? Finalmente, hai visto che finalmente ce l'abbiamo fatta a venire a trovare a casa? Finalmente. Tra l'altro una bellissima giornata di accoglienza, ci tengo proprio... Come sempre, noi cerchiamo. Ad accoglierci con le braccia aperte. È un posto favoloso, per fortuna. Bene, accanto a me c'è Michele Da Pozzo. Buongiorno. Che vi ricordo è il direttore del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Prima della pausa pubblicitaria, so che siete stati attenti, ma vi ho lasciati con una piccola domanda. Le regole d'Ampezzo. Che cosa sono? Lo scopriamo subito chiedendolo a Michele Da Pozzo. Le regole sono d'Ampezzo, sono una delle tante comunioni familiari che ancora esistono nell'alta provincia di Belluno, in Cadore, nel Comelico e a Cortina. Sono un'associazione di tutte le antiche famiglie originarie che popolano la valle da secoli. Hanno una storia molto lunga perché abbiamo documenti scritti dell'esistenza delle regole ancora dal 1100, quindi hanno mille anni. Ma mi faccia capire, queste famiglie controllano, hanno la sorta di controllare le montagne, dico bene? Questa comunità ha la proprietà di tutto il territorio silvopastorale esterno alla zona urbana, quindi ha la proprietà di un territorio molto bello, molto vasto, forse non molto produttivo. Gestiamo anche i boschi e i pascoli, ma soprattutto gestiamo questo territorio in chiave turistica, quindi per la sua bellezza cerchiamo di mantenerlo, di renderlo fruibile ai turisti, e soprattutto sappiamo della grossa responsabilità che abbiamo nei confronti di tutta la collettività a gestire un bene così bello e importante. Senta direttore, con lei però vorrei parlare tra non molto del parco che lei dirige, ma ci arriveremo per ordine. Intanto la ringrazio per questa introduzione importante. Avete capito di cosa abbiamo parlato all'inizio di questo secondo blocco, però con il mio amico, voglio parlare di cucina, a casa sua del resto non poteva essere diversamente, che ci prepara il Tivoli quest'oggi, Graziano? Volentieri, un piatto sfizioso utilizzando un ingrediente tipico di Cortina, le rape rosse, però utilizzeremo questo ingrediente per preparare un risotto, poi insieme se lo serviremo con una fonduta leggera al formaggio di Maiga e con degli asparagi verdi. Un piatto primaverile molto fresco e profumato. Adatto alla giornata. Dopo lo assaggeremo. Benissimo. Allora, adesso noi ci spostiamo con le nostre telecamere al Museo Etnografico delle Regole di D'Ampezzo e lì scopriremo, andremo proprio a scoprire le origini di questa comunità ampezzana. Eccomi accanto alla dottoressa Alessandra De Bigontina, che è direttrice dei Musei delle Regole. Benvenuta al Gusto delle Stelle. Grazie, ben arrivata. Quanti sono i musei innanzitutto, dottoressa? Tre. Ne visiteremo quest'oggi? Tre. Ce la faremo? Ce la faremo. Allora, ce li indichi intanto. Il primo che visitiamo? Quello che visitiamo adesso è il Museo Etnografico delle Regole d'Ampezzo. Unico nel suo genere, mi diceva. Unico nel suo genere perché non è un museo etnografico come ce ne sono molti, ma è un museo che racconta un'istituzione che è quella delle regole. Questo lo rende davvero unico. Poi passeremo in un secondo momento a visitare però qualcosa che ci porterà veramente tanto indietro nel tempo. Tanto indietro, il Museo Paleontologico dedicato a Rinaldo Zardini, anch'esso un museo unico in eccellenza perché vi sono raccolti dei reperti unici al mondo. E poi, se non ricordo male, finiremo con un cittadino illustre di Cortina. Mario Rimoldi, che è stato anche sindaco di Cortina, e vedremo il Museo d'Arte Moderna a lui dedicato. Siete pronti a seguirci? Andiamo! Dicevamo che questo è un museo che ha una particolarità come museo etnografico perché racconta un'istituzione che ha origini millenarie, che sono le regole d'Ampezzo, che esistono appunto dall'anno 1000 circa, sono una realtà che gestisce le proprietà collettive, ce ne sono altre nel mondo, ma qui a Cortina hanno questo nome, il nome proprio di regole. Il direttore del Parco Naturale ci ha fatto questa premessa importante, però qui abbiamo la testimonianza di tutto quello che ci ha detto e che ci sta raccontando la dottoressa. Poi qui è tutto testimoniato. Sì, qui è testimoniato e in questa prima sala ripercorriamo una parte della storia delle regole attraverso i documenti e gli scritti antichi. Poi guardate l'originalità di questo museo, è bellissima questa raccolta.
Abbiamo proprio voluto, questo, come dicevamo forse prima, è un museo che è stato inaugurato l'estate scorsa e l'obiettivo è proprio quello di unire attraverso un allestimento moderno, antico e contemporaneo. Decisamente dire che è bello è scontato, dottoressa, ma è ben curato, quindi un plauso che facciamo naturalmente. E qui si rievoca un periodo, giusto? Qui si rievoca l'elemento centrale delle regole, come aveva sicuramente detto il presidente del parco, che è il fuoco famiglia, perché le regole riuniscono le famiglie, le antiche famiglie ampezzane, e il nucleo centrale era proprio il fuoco famiglia. Ogni fuoco famiglia rappresentava un voto, una famiglia. E qui abbiamo voluto, attraverso alcuni oggetti della tradizione, raccontare che cosa questa famiglia fosse, anche attraverso le vecchie fotografie. Non è tutto qui, naturalmente, vero? Non è tutto qui. Qui si parla della società, però abbiamo ancora due piani da scoprire. Adesso pian pianino saliamo e scopriamo il territorio, perché lo scopo delle regole è sempre stato ed è tuttora la salvaguardia del territorio, quindi non lo sfruttamento ma la sopravvivenza, e questo ha consentito ancora oggi di avere un territorio intatto come quello di Cortina. Piano superiore. A questo piano invece si parla del territorio con un particolare approfondimento sul tema del pascolo e della gestione in questo caso delle pecore. Questi simboli cosa sono? Questa è una particolarità interessante, perché quando le pecore scendevano dal pascolo venivano raggruppate tutte all'interno di un recinto. Famosa desmontegata? Sì, quando scendevano dal desmontea. E i vari contadini riconoscevano le proprie pecore da questi segni che avevano tatuati, più che tatuati, veramente incisi nell'orecchio. E qui ogni famiglia riconosceva la propria pecora. Fantastico. Beh, dottoressa, montagna, il legno non può mancare. In effetti non manca. È una delle... La cura e la gestione del bosco e del legname è una delle attività centrali ancora oggi nell'attività delle regole. E questa sezione vuole proprio raccontare come anticamente, nel corso dei secoli, il legname veniva tagliato, raccolto, misurato, e quindi è uno spazio anche questo interessante, che ci permette di seguire un'epoca, anche un'evoluzione nella gestione del... Che cosa ci manca, dottoressa? Ci manca l'ultimo piano nel quale sono esposte le raccolte, le collezioni delle regole. Ma dottoressa, il fatto che questo museo sia ricavato da un'ex segheria non è casuale, allora? Non è casuale, perché come abbiamo visto il legname è una delle attività principali e più importanti delle regole, e questa era una segheria che apparteneva alle regole. E qui veramente abbiamo riassunto tutto praticamente. Eh sì, qui è l'ultimo tassello che ci mancava. E da un lato parliamo delle attività di artigianato tipico di Cortina, quindi il ferro battuto, l'intarsio, la filigrana. I vestiti tipici. E di là abbiamo invece i vestiti tipici che erano diversi nelle varie occasioni, nelle varie età. Qui abbiamo vestiti soprattutto femminili, quindi anche questo era uno degli elementi della società. Ma contemporaneamente abbiamo la testimonianza del passato. Sì, legato al... Qui c'è l'anello di congiunzione. Sì, questa è la parte che riguarda i tessuti, per esempio il telaio, quindi abbiamo voluto creare un angolo dedicato proprio alla macchina per cucire, l'angolo dei tessuti. Decisamente. Bene, allora noi adesso dobbiamo fermarci perché siamo in procinto della pausa pubblicitaria, diamo però un appuntamento alla dottoressa De Bigontina, perché abbiamo scoperto solo il primo dei musei che oggi con lei andremo a visitare, perciò restate con noi qualche istante e quando ci ritroveremo, torneremo a casa del nostro amico Prest, perché con lui procediamo con la preparazione del nostro piatto. Eccoci di nuovo assieme dopo la pausa pubblicitaria, riprende il gusto delle stelle, siamo in compagnia di un amico della nostra trasmissione, finalmente a casa sua, finalmente a Cortina, al ristorante Altivoli, con Graziano Prest. Ciao Graziano, ben ritrovato. Buona giornata ancora a tutti. L'abbiamo anticipato proprio al nostro ritrovarci, però adesso ricordiamo al pubblico che cosa facciamo quest'oggi. Prepareremo un riso con rape rosse, una fonduta leggera al formaggio di malga e degli asparagi saltati, croccanti. Come sempre sembra tutto facile quello che il nostro Graziano ci riserva, però andiamo per ordine. Presentiamo al nostro pubblico da casa. Questi sono gli ingredienti che utilizzeremo.
Il riso, naturalmente. Sì. Che riso usiamo? Perché noi abbiamo abituato il pubblico a distinguere anche il tipo di riso. Questo è un riso Carnaroli, di un piccolo produttore di qualità che insomma abbiamo ricercato e veramente ci dà grande soddisfazione. Ha solo l'inconveniente che ha bisogno di qualche minuto di cottura in più perché è particolarmente consistente. Ma questo è estremamente positivo. Sì, direi di sì. Direi che è una bella caratteristica. Poi le rape. Poi le rape rosse che noi allora abbiamo bollito per 3 ore, poi vengono pelate. E questo è il risultato. E vengono frullate con un po' di olio di oliva. Queste poi le utilizzeremo per mantecare il riso alle rape rosse. Dà anche un ottimo colore e un bel profumo. Vedo del formaggio, naturalmente. Sì, alla fine questo riso andrà completato e insaporito con una fonduta leggera al formaggio di malga. Eccolo qua, profumatissimo, come potete sentire. E per fare la fonduta al punto giusto utilizzeremo un po' di panna fresca. Naturalmente, eccoli qua. Siamo nella stagione degli asparagi, protagonisti di questo piatto. Eh sì, siamo in primavera, quindi gli asparagi vanno molto bene, anche per i colori, ma anche proprio con l'aspetto croccante di questi ortaggi per completare il piatto. Benissimo, abbiamo presentato gli ingredienti, adesso cominciamo procediamo con la cottura. Che si allora, fa? Innanzitutto andiamo a tostare il riso per un grosso modo un minuto con un po' di olio di oliva extravergine. Mettiamo il riso. Il riso per quanto lo facciamo andare? Grosso modo un minuto. Grosso modo un minutino perché i chicchi devono prendere quel caldo, quel tanto che basta per tenere meglio la cottura e per resistere bene anche la mantecatura. Praticamente poi il risotto appare sgranato e croccante invece che troppo legato. È un procedimento, la tostatura, che rispetta le caratteristiche del riso. Dall'altra parte invece cosa mettiamo? Ecco. Da questa parte iniziamo a fare la fonduta. Quella molto, famosa che abbiamo detto che ricaviamo. Molto semplice, utilizzeremo della panna fresca e poi aggiungiamo il nostro formaggio di malga a dadini. Io adesso questo però modo. Devo fermarti perché altrimenti intanto mi sveli tutto della ricetta. Devo tenere il pubblico che si segue da casa mentre va il procedimento della preparazione. Noi adesso con le immagini, mentre tu continui a lavorare naturalmente, facciamo un tuffo nel passato, ma veramente un passato remoto, 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 remoto. Eccomi nuovamente in compagnia della dottoressa Alessandra De Bigontina, abbiamo già fatto un museo, ma io so che ha in serbo altre sorprese per il nostro pubblico a casa. Bellissima questa location, dove siamo esattamente? Siamo al Museo Paleontologico Rinaldo Zardini. Di quanto saltiamo indietro, dottoressa? Di tantissimi anni. Questo è uno dei 3 musei delle regole, come abbiamo già detto, ed è anch'esso un'eccellenza perché sono raccolti qui dei reperti unici al mondo e che studiosi di tutte le università internazionali vengono proprio qui a studiare. Ma meglio di me ce ne può parlare il signor Giorgio Zardini, che è stato amico e collaboratore per tanti anni di Rinaldo Zardini, cui il museo è dedicato, e che in tutti questi anni ha contribuito in modo determinante a promuovere e sviluppare questo museo. E allora diamo il benvenuto al nostro ospite. Ben arrivati. Buongiorno. Piacere, benvenuto al Gusto delle Stelle. Dicevo, è affascinante questo mondo. Qui siamo in un mare tropicale. In un mare tropicale? In un mare Ma tropicale. Se siamo in montagna, mi scusi. Beh, le montagne sono nate sotto il mare, poi chissà per quale motivo, lo si sa benissimo, sono apparse a noi come le si vedono adesso. Io dicevo alla dottoressa che facciamo un salto indietro veramente di un sacco di anni, però sì. So che lei vuol farci capire da dove è partita l'idea innanzitutto. Tutto questo è partito dal nostro concittadino Rinaldo Zardini, grande appassionato della natura, che iniziò il suo vagare per le montagne in primis studiando la botanica, poi la collezione di insetti e di farfalle e per puro caso, un giorno nel suo peregrinare, appunto cercare queste piante, questi fiori, si imbatté in un sasso nero. Lui non sapeva naturalmente cos'era. E noi lo vogliamo far vedere ai nostri telespettatori. Da qui parte tutto, no? Ecco, da qui parte tutto. Questo sasso poi lo fece esaminare e risultò essere un corallo. Basta, da quel momento lui è esploso. Abbandonò, non dico completamente la botanica,
la collezione di farfalle, ma si dedicò completamente alla raccolta, alla ricerca di fossili. Da qui poi abbiamo un'altra chicca, ecco, sì, per i nostri telespettatori. Questo è lo strato più interessante, che interessa anche molto anche a me. Poi le Dolomiti. Noi le Dolomiti adesso le vediamo con le guglie, con i dirupi, ma 200 milioni di anni fa non c'erano. Erano, si stavano formando sotto l'acqua. Qui tutte le valli dolomitiche erano coperte da un mare tropicale, caldo, con l'affioramento appunto di atolli, ecco anche la presenza, che poi volentieri vedremo, di piante sempre del tipo di carattere tropicale. Qui cosa abbiamo? Qui adesso abbiamo il fossile tipico che rappresenta soprattutto la Dolomia principale. Queste grandi pareti rosee sono ricche, aprono i loro scrigni e affiorano queste conchiglie, questi bivalvi, che possono essere di grandezza come questo, di 70-80 centimetri, come altri piccolissimi, e è una sorpresa continua. Si parla della perla di Cortina, abbiamo molte perle qui a Cortina da far vedere ai turisti che fin qui arrivano, decisamente. Beh sì, i Musei delle Regole sono sicuramente una scoperta e spesso in attesa, perché uno poi entra e vede che tutti e tre i musei, nella loro tipicità, come dicevo prima, sono un'eccellenza. E andremo a scoprirne un altro tra non molto. Adesso, mentre ringrazio il nostro ospite per questa bellissima camminata, ci fermiamo qualche istante, qualche consiglio della regia naturalmente, e subito dopo torneremo in compagnia del Gusto delle Stelle da Cortina. Bentornati al Gusto delle Stelle, quest'oggi in provincia di Belluno, esattamente siamo a Cortina, a casa di Graziano Prest, al Tivoli, per regalare al nostro pubblico che ci segue da casa il suo risotto alle rape rosse con fonduta di formaggio di malga e asparagi verdi. Dove abbiamo lasciato i nostri amici telespettatori prima della pausa? Allora, nel frattempo abbiamo lasciato i nostri telespettatori con il risotto che prosegue la cottura. E a questo punto è bene aggiungere un po' di brodo di pollo. Abbiamo fatto vedere qua. Come lo fai. Pollo vero, ecco. Pollo vero, no? Fallo vedere agli amici a casa, eccolo, e alle amiche soprattutto. Che qui non si bleffa mica. Quindi il brodo ci serve. Eccolo qua. Il brodo ci serve per... per proseguire la cottura, mancheranno ancora 6-7 minuti. E a questo punto al nostro riso andiamo a aggiungere... passaggio importante questo. Questo? Passaggio importante, sì. Che dà il colore e anche proprio il gusto al nostro riso. Non mi verrà troppo dolce, Graziano? No, perché dopo andremo a correggerlo con un po' di pepe. E poi la rapa rossa è un ingrediente anche molto molto versatile, si può abbinare con del pesce, per esempio un filetto di trota, oppure con la fonduta e radicchio di Treviso, che ha un po' di amarotico, oppure anche le sciopete, come si chiamano? Come dire, va bene per tutte le stagioni. È un ingrediente molto versatile, si può utilizzare. Vengono fatti poi i famosi casunzei qui a Cortina, proprio con le rape rosse. Ma questo in un'altra puntata. Senti, vedo che sta sempre in ansia la nostra fonduta. La nostra fonduta, che è sobbollito piano piano, adesso è pronta. Come vedete, ha raggiunto la consistenza ottimale. Il formaggio di malga si è sciolto e poi lo utilizzeremo per finire il riso. Insieme agli asparagi. I signori quando li mettiamo? Ah, questi vanno appena appena padellati con poco olio di oliva. E poi verranno messi all'ultimo istante sopra il riso, presumo? E poi verranno messi proprio sopra il riso. Allora, questi... allora senti, mentre tu prepari, perché mi pare che ormai siamo quasi. Ci siamo al quasi. Momento ci siamo dell'impiattare. Quasi. Qualche minuto e ci siamo. Perfetto. Allora, mentre il nostro Graziano prosegue con la preparazione del suo riso, noi torniamo con le immagini in compagnia della dottoressa Alessandra De Bigontina, perché abbiamo promesso tre visite a tre musei. Questo è il terzo che andiamo a visitare per il nostro pubblico. Eccoci nuovamente in compagnia della dottoressa Alessandra De Bigontina, che vi ricordo è direttrice dei Musei delle Regole. Ne abbiamo già visitati due, adesso mi pare di aver capito che chiudiamo in bellezza, dottoressa. Eh sì, qui siamo al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi. Mario Rimoldi, chi era questo signore? Mario Rimoldi era un albergatore di Cortina ed è stato uno dei più grandi collezionisti del Novecento. È questo signore che vediamo, qui ritratto da Renato Balsamo. Lui era un grande appassionato di Cortina, un grande appassionato d'arte, e nel giro di 40 anni, fra la fine degli anni 20 e gli anni 70, quando poi è morto, ha raccolto oltre 3.000 opere
dei maggiori autori del Novecento italiano. 3.000 opere? Sì. Beh, non sono poche, dottoressa. Non sono poche. E qui raccolte, noi ne abbiamo, nella nostra raccolta del museo, circa 800, 364 provenienti dalla sua collezione. Ma è vero che chiedeva agli artisti di dipingere Cortina, ma poi anche familiari? Sì, questi parenti. Erano proprio due filoni attorno al quale si è sviluppata la sua collezione. Dietro di noi abbiamo un esempio dell'incontro fra arte e paesaggio. Questa è la chiesa di Cortina, dipinta da Filippo De Pisis. E Filippo De Pisis è stato l'autore principe della sua collezione. Lui ne ha avute oltre 600 di opere di De Pisis nella sua vita, nel corso della sua vita, e noi al museo ne abbiamo 54. Beh, direi che siamo partiti proprio. Eh sì, questo è uno dei capolavori, che abbiamo. Dottoressa, mentre ci avviciniamo alla prossima opera, volevo chiederle come facciamo vivere questo museo, non solo agli ampezzani, ma a tutti i turisti che gravitano attorno a questa bellissima Cortina. Noi organizziamo numerose attività all'interno, proprio all'interno delle sale del museo. Ogni mese, quindi anche fuori stagione, organizziamo un concerto di musica classica in collaborazione col Festival di Nociani. Per le scuole è stata inaugurata una sezione didattica che organizza abitualmente sia per le scuole appunto che per i bambini nel pomeriggio delle attività legate ai tre musei. Ci sono delle conferenze che abitualmente si svolgono sempre nelle sale del museo, la manifestazione Arte d'Agosto e Arte d'Inverno curata da me, da Costantino D'Orazio e dalla Libreria Sovilla. Quindi sono tutte attività che permettono ai visitatori di venire a vedere i quadri ma anche ad ascoltare dell'ottima musica o delle interessanti conferenze. Decisamente, decisamente. Diamo un'informazione anche che sembra banale, ma togliamo l'estate, togliamo l'inverno, che sono i momenti clou per Cortina, questi eventi continuano anche nell'arco dell'anno? Sì, sì. I concerti per esempio sono volutamente ogni mese, quindi anche fuori stagione per le persone di Cortina, devo dire che c'è una grossissima risposta. La prossima opera che vediamo? E forse l'opera più importante che abbiamo custodita qui al museo è un'opera di Alberto Savinio, fratello di Giorgio De Chirico, e si intitola L'Île des Charmes. È un'opera importantissima sia per il formato, perché è un'opera davvero di grandi dimensioni per l'artista, sia per la data, perché è un'opera del 1928, che è l'anno in cui lui si dedica con grande passione quasi solamente alla pittura. Allora, io intanto inizio nel ringraziarla perché ci ha aperto le porte, il caso di dirlo nel vero senso della parola. Peccato che come sempre purtroppo abbiamo poco tempo, ma io so che dobbiamo sbirciare l'ultima immagine quest'oggi, ma con la promessa magari di venirla a ritrovare. Di cosa parliamo adesso? L'ultima opera è l'opera di Renato Guttuso, La Zolfara, che è un altro dei pezzi, dei capolavori che sono presenti nella nostra collezione. Anche qui la dimensione è notevole. La dimensione è importante, è forse una delle opere più importanti di questo autore, nella quale ben si esprime il suo desiderio di denuncia sociale, perché è rappresentata la condizione dei minatori e la disumanizzazione di questi uomini, che si legge chiaramente negli occhi, nelle carni consumate, ed è davvero un'opera molto forte anche dal punto di vista del colore. Prossimo appuntamento che lanciamo ai nostri telespettatori? Da giugno a novembre cambieremo in parte l'allestimento del Museo Rimoldi. Questa è una cosa che facciamo abitualmente ogni stagione, perché qui sono esposte circa un decimo delle opere della nostra collezione, quindi vogliamo ogni volta offrire ai visitatori la possibilità di scoprire opere nuove. Allora, io ringrazio la dottoressa Alessandra De Bigontina. Grazie a voi. Con lei abbiamo scoperto i musei delle regole quest'oggi per il nostro pubblico e non solo naturalmente, un invito che estendiamo. Abbiamo parlato di sport, di cucina, di arte, di cultura. Credo che veramente non manchi nulla a questa puntata. Giusto il tempo di ritornare in compagnia del nostro amico Graziano Prest per vedere la conclusione della sua ricetta, magari assaggiarla anche, e salutarvi. Eccoci pronti allora a concludere la nostra puntata dalla provincia di Belluno, esattamente a Cortina. Siamo a casa del nostro Graziano Prest al Tivoli. Vi ricordo che per noi ha preparato quest'oggi, ricordiamo velocemente, risottino di rape rosse con asparagi e fonduta leggera e formaggio di malga. Tra non molto chi lo assaggia? A noi, sicuramente. Ah, ecco. Io soprattutto. Però sicuramente avrete notato che è ritornato con noi Michele Da Pozzo, che vi ricordo è direttore del Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo. Ci eravamo lasciati con la promessa di parlare del parco, direttore. Sì,
È uno dei 5 parchi veneti, è il più a nord, confina con altri parchi in Alto Adige, comprende una delle zone più belle e spettacolari delle Dolomiti. Al di là del fatto che respiriamo un'aria sana, pulita, salubre, che cosa troviamo di bello? L'aria, l'acqua sono sane dappertutto in montagna, ma noi troviamo degli ambienti naturali conservati da millenni, dalle regole in maniera eccezionale, dove vi è stata anche un'integrazione uomo-natura fuori dal comune, insomma, perché bellissima, troviamo dei boschi secolari di pino cembro che ricordiamo in Veneto si trova solo qui nelle Dolomiti d'Ampezzo, sono boschi con piante vetuste di 600-700 anni. Lei ci stimola veramente la fantasia, il desiderio anche di venirlo a visitare. Senta, mi perdoni direttore, ma non so se lei ha notato, il nostro Graziano è già arrivato a buon punto della sua preparazione, è fantastico, facciamolo vedere cosa ci metti sopra anche. Solo 2 chips di patate per un tocco sfizioso croccante e adesso potete degustarlo. Magari un filo di olio di oliva. Ma perché no? Che non fa male. Questo è un olio di oliva di Barostica. Scusa, posso? Prego, mentre tu mi racconti ancora qualcosa di questo riso, dimmi, sorprendimi. Beh, insomma, si nota poi, è un, come dire, un riso dalle note dolci, perché la rapa rossa sicuramente ha le note dolci. L'abbiamo detto durante la preparazione. Proprio per questo abbiamo abbinato questo soave classico, molto valido, molto profumato, che tiene anche il profumo degli asparagi e soprattutto ha una bella nota sapida e anche una leggera acidità che ben si sposa con questo risotto. Scusami, Graziano, mentre tu lo versi, non so se avete notato, sono 4 i bicchieri qui in tavola perché un altro Michele ci ha raggiunti, Michele Nenz, con la prima parte della trasmissione abbiamo con lui parlato di sport, noi ti abbiamo lasciato momentaneamente ma ti assicuro abbiamo fatto delle esperienze straordinarie, un tuffo nella storia, nella cultura, nel bello che c'è da vedere qui in provincia di Belluno, in modo particolare appunto a Cortina, per cui guarda ci hai raggiunti proprio al momento giusto. Direttore, lei può bere? Sì. Ecco. Graziano. Grazie. Allora, qui ci fermiamo, la puntata della provincia di Belluno si conclude, ci auguriamo che sia stata naturalmente di vostro gradimento e come sempre, se l'idea vi piace, noi torniamo fra 7 giorni con il gusto delle stelle. Arrivederci.